permette che un'azienda si faccia garante dei propri prestiti con i certificati di nascita dei suoi cittadini, capite che non mi potete dire che non sono la stessa cosa, perché altrimenti se la Corporazione Italia si permettesse di utilizzare i certificati di nascita dei vostri figli e dei miei per prendere fondi a garanzia, che poi a chi vanno? Vanno alla Corporazione Italia in parvenza di Stato come amministrazione pubblica, perché il bilancio dello Stato italiano poi va depositata alla SEC. Quindi capite che non è neanche pensabile che siano due cose diverse. Quindi è importante che sappiate che ci saranno degli attacchi, no? Attacchi proprio alla validità della procedura, che a oggi ha subito attacchi di tutti i tipi. È rimasta lì nell'angolo, anche pure i sovrani che la conoscono fanno finta di niente perché vanno avanti con la loro piccola realtà. Ma questo, perdonatemi, aperta e chiusa parentesi, collegata allo Stato, perché hanno notificato comunque il loro stato giuridico di sovrani dentro all'interno delle corporazioni, quindi all'interno della pubblica amministrazione italiana, ok? E questo non vuol dire però che se è attaccata o che no, è confutata, ok? A oggi non è confutabile, mai più. Perché sono passati 28 giorni a illo tempore. Sono passati 28 giorni illo tempore e ha prodotto, da quei 28 giorni è partito il lien commerciale, cioè è diventato subito operativa perché i depositi erano già stati fatti a monte. Quindi, allora, a chiunque vi dice che OPPT non funziona, dici: mi fai vedere per favore la confutazione giurata sotto pena di giuro e frode, debitamente verificata, notificata e depositata, che è valida tuttora. A oggi non ce l'ha nessuno questa cosa. E sta di fatto che ve lo dico, che già mi hanno passato due o tre link in privato di addirittura bufale.net, che parla di OPPT. E questo sito di cui parlavamo prima, in quell'aggiornamento nuovi sviluppi, quell'aggiornamento è stato fatto a settembre di quest'anno. Quindi, se avete cominciato a capire come funziona, o ormai siete dentro, avete capito bene come funziona il sistema, vi rendete conto che questo non è altro che, direbbe mio nonno, fa 90 questa. Ok? Allora, cominciamo subito, scusate l'introduzione, ma è un fur rafforzativo, interiore anche questo, perché ci troveremo comunque di fronte a queste situazioni. E vi chiedo, cortesemente levo la suoneria, così non suona più niente, vi chiedo di scrivere, come diceva giustamente Katia, che ringrazio tantissimo, non è la bacchettona che lei pensa di essere, ma solo dice di essere, no? Sono bacchettona io perché vi silenzio tutti, no, non è così. Ci stiamo dando un'organizzazione interna, no? Stiamo cercando di produrre un gruppo di lavoro, di studio, ma anche di lavoro, perché la divulgazione in sé per sé è un lavoro, no? Non trovate? È un impegno che ci siamo posti, e quelli che sono dentro queste chat, le due chat di studio specialmente, vi comunico ufficialmente che siete il team number one, nel senso da lì poi partiranno tutti quelli che saranno in grado di spiegare un documento, come va firmato un documento, o di spiegare che cos'è quel documento in sé per sé. E spiegheranno anche come inviare le mail, perché io stasera sono entrata a 5 minuti in ritardo, ve lo dico perché ho parlato con chi mi sta vicino e con cui posso finalmente buttare giù anche il remedy, che poi la compensazione, che poi sarà diciamo a tappeto per tutti, perché comunque anche dici: vabbè, io non sono arrivata, io non l'ho ancora manco spedito l'ordine esecutivo, vabbè, poi c'è il remedy però, ok?
il remedy chiaramente non va chiesto per Barbara. Non chiedo io per Barbara il remedy, io lo chiedo per tutti. È chiaro, no? E ognuno di noi lo chiederà per tutti. Siete d'accordo? Sì, fatemi sì. Siete d'accordo? Assolutamente. Dimmi, sì. Allora, Barbara, volevo chiedere una cosa. Vogliamo partire con le domande o vogliamo partire con il documento? Perché ci sono già delle domande. Non so se le domande le vuoi lasciare verso la fine in modo di che si accumulano e facciamo il documento, che io l'ho aperto, la DOD o quello che avevamo detto oggi, oppure vuoi rispondere alle domande? Cosa preferisci fare? Allora preferisco che, visto che siamo tutti insieme, produciamo e quindi ci leviamo tutti i dubbi, no? Di eventuali firme, come vanno messe, come non vanno messe, così produciamo anche quello che sarà il video tutorial per il sito, e che quindi insomma sarà a disposizione di tutti, quindi produciamo questo, così anche noi ripassiamo quello che sono le modalità di compilazione e firma, perché poi vedremo la DOD velocemente, è esattamente come io sono, e dopo questa Zoom, lo dico già a tutti quelli che sono presenti, metterò in chat, in tutte e due le chat, sia quella dell'io sono sia quella in work, del work, quindi del lavoro, metterò gli altri due documenti, quindi arrivano la receipt e la conversion, quindi da qui cominciamo a parlare di 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento, ok? E la conversione di 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento a Eternal Essence, da dove poi lì creeremo veramente la nuova matrice, perché diciamo che siamo la freccia, va? Siamo la freccia. E l'arco chi è? Siamo sempre noi l'arco, eh? Quindi noi siamo sia la freccia che l'arco. La cosa meravigliosa è che la freccia, l'arco lo scocchiamo noi, no? Quindi lo tendiamo noi. La freccia siamo noi, tutti insieme. Cioè, ognuno di noi lancerà non una freccia, ma ne lancerà tante, no?